Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questo è il mio canale. Voi lo sapevate che la battaglia tra Goku e Freezer su Namek è la più lunga di tutto Dragon Ball? Ovviamente sì, sta scritto su Wikipedia se non sbaglio, ma questa è sempre stata una cosa che mi ha fatto sorridere. Cioè, non il fatto che stia scritto su Wikipedia, ovvio, ma il fatto che tra tutte le battaglie di Dragon Ball la più lunga sia proprio questa, che dura solo pochi minuti nella realtà. Proviamo a vedere assieme perché. Allora, come ben sapete tutti quanti, Goku arriva sul pianeta Namek in un secondo momento rispetto agli altri e si scontra inizialmente con la squadra Ginyu, poi lo stesso Ginyu con lo sdoppiamento gli ruba il corpo e una volta battuto anche il capitano, Goku finisce nella vasca di rianimazione. Ecco, proprio qui spunta Freezer, che finalmente dopo un sacco di episodi decide di scendere in campo personalmente, così inizia a divertirsi con gli altri finché non arriva Junior, che gli tiene testa per un po'. Poi è il turno di Goku che fronteggia Freezer nell'episodio 86, intitolato La fine di Vegeta. Qui inizia la battaglia che dura fino all'episodio 97, intitolato Il pianeta Namek è in pericolo. In questo episodio, Freezer, avendo compreso la potenza del Super Saiyan, decide di giocare sporco, distruggendo appunto il pianeta, così entrano in gioco i famosi 5 minuti, cioè il tempo stimato da Freezer stesso prima del collasso di Namek. Ora però facciamo una considerazione. In Dragon Ball Z i combattimenti sono tutti frenetici con esplosioni di aura e scambi di colpi ad elevatissima velocità, quindi essendo lotte così rapide è difficile che durino tanto da un punto di vista temporale. E dall'episodio 86 all'episodio 97 non è che i due abbiano combattuto poi così seriamente, o meglio hanno iniziato a farlo dopo la trasformazione di Goku, prima si sono un po' studiati senza perdere troppo tempo diciamo. Freezer ha ferito gravemente Junior e ucciso Krillin, ma di certo non ci ha messo ore per farlo. Quindi già dall'episodio 86 al 97 il tempo reale, cioè quello proprio degli eventi dell'anime, è molto breve. E dall'episodio 97 zack partono i famosi 5 minuti, fino all'episodio 106, intitolato Fantasia portami via, l'esplosione. Il numero di episodi più o meno è identico all'altro gruppo, ma il tempo non è proprio 5 minuti precisi, perché quella è una stima di Freezer, ci sono troppe variabili perché sia corretta, potrebbe essere un po' di più, come anche un po' di meno. Quindi, morale della favola, qualche minuto di lotta prima che Freezer colpisse il pianeta e qualche minuto di lotta dopo, fino appunto all'esplosione. E per mostrarla ci hanno messo dall'episodio 86 al 106, per un totale, inclusi i due estremi, di 21 episodi e contando circa 20 minuti a episodio, ben 420 minuti. Ragazzi, se non è allungare il brodo questo, io non so. Quindi su Namek direi che... Tempo è distorto. Va bene. Però... Ecco, questo simpatico e breve video è finito. Scrivetemi che ne pensate voi, come sempre, qui sotto nei commenti. Poi statemi bene e noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video.